Animal Crossing chiude e come avete letto dal titolo, sì, è tutto vero, non è un clickbait. Ma prima vi invito a guardare il video fino alla fine, perché dopo questa notizia ce n'è un'altra che fa riferimento all'uscita di un nuovo gioco, quindi vi raccomando, arrivate fino alla fine. Sicuramente a molti di voi è preso un infarto, ma volevo tranquillizzarvi perché il gioco di Animal Crossing che chiuderà per sempre sarà appunto Animal Crossing Pocket Camp, la versione smartphone di Animal Crossing. Questo gioco è uscito nel ben 2017 e sono circa 7 anni, quindi è stato pubblicato poco dopo l'uscita di New Leaf. In realtà non proprio poco dopo, perché New Leaf è uscito nel 2012, quindi un bel po' di anni dopo, però si ispira molto alla grafica di New Leaf. Quando è uscito questo gioco, beh, ha avuto un discreto successo, perché comunque era un Animal Crossing per smartphone e potevate scaricarlo free to play, perché il gioco è sempre stato free to play. Potevate ovviamente fare gli acquisti in app, ma questa è una cosa che riguarda tutti i free to play, perché se un gioco è gratuito automaticamente potrete fare degli acquisti nelle applicazioni proprio per supportare il gioco. Nel caso di Animal Crossing si potevano acquistare questi bigliettoni verdi che ci permettevano di comprare degli oggetti esclusivi. Però ammetto che fin dal principio in questo gioco le tariffe, beh, erano parecchio alte. Ad esempio andiamo a dare un'occhiata ai prezzi dei biglietti foglia, ovvero le banconote che si acquistavano con i soldi reali all'interno di questo gioco. Anche perché questo probabilmente sarà l'ultimo video che dedicherò a questo gioco, in quanto a breve non ci sarà più, quindi è una forma di addio. E quindi andiamo a guardare per l'ultima volta tutte le cose di questo gioco. Come vedete ci sono diversi pacchetti e i più bassi partono da 30 bigliettoni alla cifra di 1,19 euro. E voi sicuramente state dicendo, vabbè, un euro non è tantissimo, e qui siamo d'accordo, ma la quantità di biglietti che vi dà ovviamente non è proprio eccessivo, perché gli oggetti che voi andate a acquistare con questi bigliettoni costano molto di più. Quindi adesso andiamo ai pacchetti molto più sostanziosi. Per 100 bigliettoni arrivavamo a 5 euro, 200 10 euro, ovvero il doppio, 625 euro, e 1248 euro, per poi arrivare al prezzo più alto, che è di 95 euro con 2500 bigliettoni. Facciamo un esempio con i biscotti della fortuna. Con 50 bigliettoni potevi acquistare un singolo biscotto della fortuna. Se non avete mai giocato a questo gioco, con i biscotti della fortuna potevate comprare, cioè potevate trovare un singolo oggetto da raid o comunque un oggetto esclusivo tra quelli ovviamente proposti nella categoria. Quindi ad esempio con 50 bigliettoni potevamo trovare il finestrone panoramico, il set tavolino, quindi un singolo oggetto per biscotto. Se invece volevamo acquistare più biscotti c'era il pacchetto da 250, che già a livello economico siamo intorno ai 20 euro. Ora non è questo il problema, cioè non è che il gioco sta chiudendo per questo motivo, adesso ci arriviamo, però era per farvi vedere che nonostante fosse un gioco free to play, comunque shoppare all'interno di questo gioco forse non era tanto conveniente, perché l'unica utilità che avevi era comprare un arredo per poi utilizzare l'oggetto nel tuo campeggio. Ma in questo gioco c'è una differenza sostanziale tra tutti gli altri che sono free to play e che hanno gli acquisti in app. Basta pensare a uno dei giochi in questo momento più famoso, Brawl Stars. Tu anche lì spendi tantissimi soldi per avere un pass, per comprare delle skin, eccetera, ma ha un multiplayer che ti permette di giocare con delle persone, quindi i soldi che tu spendi puoi utilizzarli ovviamente per far vedere alle persone che hai shoppato, eccetera. Diciamo il meccanismo è questo. Diverso per alcuni giochi come Clash Royale, che ti permettono di comprare le carte e velocizzare la cosa. Ovviamente qua, se shoppavi, avevi degli oggetti fighissimi che magari non tutti avevano, perché non tutti shoppano all'interno dei free to play, però ci sono comunque molte persone che shoppano. Anche perché il gioco comunque è dotato di multiplayer. Io potevo invitare le persone a far vedere il mio campeggio, però finiva lì. Quindi alla lunga capite che shoppare forse in questa tipologia di giochi
dove devi semplicemente decorare rispetto a un gioco come Brawl Stars ha meno senso, anche perché magari non conviene shoppare nemmeno su Brawl Stars, però capisco la voglia di avere la skin, cioè ci siamo passati tutti, ci gioco anch'io, quindi so. Diverso dal campeggio, eccetera. Ora, perché vi faccio questo discorso? Perché è uscita la notizia ufficiale, cioè è stato pubblicato un tweet che fa riferimento alla chiusura di Animal Crossing Pocket Camp. E vi faccio vedere cosa dice questo tweet. Grazie per aver giocato ad Animal Crossing Pocket Camp, ma vogliamo comunicarvi che il servizio, o in questo caso l'applicazione, cesserà di esistere dal 28 novembre. Attenzione, il gioco smetterà proprio di esistere ed è diverso dalla chiusura dei server Nintendo DS, eccetera, perché in quel caso lì sono stati chiusi i server e quindi non potete comprare giochi online, non potete giocare online, eccetera, ma potete giocare con le cartucce dei giochi che avete, perché ovviamente il gioco continua a esistere. Stessa cosa, non può chiudere Animal Crossing Horizons perché è una cartuccia, non è un gioco online. Può chiudere esclusivamente un gioco online o un gioco per smartphone gratuito, perché in quel caso, no, anche a pagamento in realtà, perché in quel caso viene cancellato proprio dal sistema. Ma un gioco con una cartuccia come un Horizons o un New Leaf non può essere cancellato. Può essere eventualmente privato del multiplayer, perché chiudono i server, perché non vengono più supportati, eccetera. Questa è una cosa che può succedere. In questo caso chiude proprio l'applicazione, quindi dal 28 novembre non sarà più scaricabile e credo automaticamente per chi ce l'ha nel telefono non sarà più possibile aprirla, perché sicuramente non sarà più possibile aprirla. Però sicuramente i problemi di Poké Camp non sono dovuti soltanto al fatto che il gioco aveva gli acquisti in app, perché comunque era facilmente giocabile anche se non acquistavate all'interno dell'applicazione. Probabilmente dietro questa scelta, visto che il gioco comunque è stato supportato per parecchio tempo, cioè io tutte le volte fino a un mese fa ricevo le notifiche di Poker Camp che mi diceva è stato introdotto il biscotto della fortuna, e che poi magari era l'aggiornamento degli altri anni che si ripeteva sicuramente, però comunque ha avuto anche un discreto supporto, quasi più di un Horizons. Infatti è una cosa che per il meme io ho sempre portato, diciamo, ho sempre detto cavolo, viene aggiornato più un po' che Camp che Animal Crossing Horizons, quindi è sempre stata una cosa che io ho detto. Quindi possiamo dedurre che una delle principali cause che porterà alla chiusura definitiva di questo gioco sia la mancanza di giocatori, perché il gioco magari è diventato obsoleto, richiama la grafica di New Leaf, è uscito comunque quasi 10 anni fa, anche se sono 7 anni, e non è al pari dei giochi che si trovano adesso per smartphone, perché adesso girano giochi comunque pazzeschi. In più semplicemente molte persone si sono annoiate. Ora ci saranno un sacco di giocatori che hanno speso tantissime ore a decorare, però ci sono comunque degli aspetti negativi di questo gioco che a noi in questo momento non interessano. Quindi, fatto questa piccola premessa, probabilmente i motivi sono questi. Alla fine ci sta che un gioco dopo tanto tempo, se non utilizzato, non giocato dalla community, eccetera, fa questa fine, anche perché mantenere il gioco attivo richiede comunque una spesa. E se non ti tornano indietro quei soldi, beh, ci sta che il gioco chiude. Personalmente io non sono nemmeno dispiaciuta, perché è un gioco che non ho minimamente fatto. Anzi, da questa notizia per me arriva una notizia migliore. Adesso vi faccio vedere, quindi aspettate. Quindi sinceramente io non sono dispiaciuta. Voi sotto nei commenti fatemi sapere se avete mai giocato a Poker Camp, se vi piaceva, se siete dispiaciuti, se non volevate che si arrivasse a tanto. Però adesso arriviamo alla notizia importante, cioè quella secondo me più interessante. Intanto non l'ho detto prima, però fino al 28 ottobre il gioco continuerà a essere supportato con eventi e oggetti, quindi se continuate a giocare, beh, tranquilli, per questi 2 mesi potrete comunque fare eventi e prendere gli oggetti esclusivi. Però
Sappiate inoltre che stiamo sviluppando una versione di Animal Crossing PokéCamp con cui gli utenti potranno continuare a utilizzare i loro salvataggi esistenti. Abbiamo in programma di condividere i dettagli a ottobre 2024, quindi vi chiediamo di aver pazienza. Ora si aggiunge un'altra cosa a questo. Non solo sarà possibile trasferire dati di salvataggio, ma anche il gameplay di base e i comandi saranno gli stessi di Animal Crossing PokéCamp. Tuttavia, questa nuova app permetterà ai giocatori di utilizzare le funzioni incluse con un unico pagamento. Non ci saranno acquisti in app o servizi di iscrizione al PokéCamp Club, che sarebbe appunto una sorta di abbonamento che ti dava comunque delle monete. Visto che l'applicazione non richiederà una connessione a internet continua, alcune funzionalità che ne hanno bisogno, come ad esempio le bancarelle, i regali e le visite ai campeggi di altri giocatori, non saranno più disponibili. Inoltre, i biglietti foglia non saranno più utilizzabili e non sarà possibile trasferirne la nuova app. Altri dettagli, come prezzo e data di lancio, saranno comunicati intorno al mese di ottobre tramite notifica in app. Quindi, il gioco chiude, ma stanno sviluppando una nuova versione di PokéCamp. Si spera graficamente diversa, quindi magari più ispirata agli Horizons, anche perché sono passati tanti anni, quindi graficamente il gioco ha bisogno di una rinfrescata. E tornando al discorso dei bigliettoni che vi facevo prima, verranno tolti i bigliettoni perché il gioco verrà reso a pagamento, quindi non sarà più un free to play, non ci saranno più gli acquisti in app perché dovrete scaricare direttamente il gioco che avete pagato e non sarà più multiplayer, quindi non sarà nemmeno possibile visitare i campeggi degli altri. Funzione che secondo me non andava rimossa, perché secondo me ci sta. Tu decori le cose perché vuoi far vedere ai tuoi amici quello che hai fatto. Secondo me questa funzione del multiplayer non andava proprio rimossa, quindi in realtà il gioco non chiude, però viene messo a pagamento rendendo tutto disponibile. Non cambieranno le meccaniche, quindi il gameplay sarà simile, e quindi ahimè penso che non mi vedranno comunque giocare, perché a me proprio era il gameplay il problema. Poi magari lo proveremo, dipende dalla grafica. Se mi fanno una grafica New Horizons, magari qualche video potrei anche farlo. Poi mai dire mai, perché aspettiamo di vedere altre informazioni che verranno rese pubbliche ad ottobre. Quindi ci fanno capire che ad ottobre ci sarà sicuramente un Nintendo Direct e ci mostreranno anche questa applicazione. Vabbè, i Nintendo Direct è normale che ci siano, quindi probabilmente sì. Anche perché PokéCamp uscì ad ottobre del 2017, quindi potrebbe coincidere con la data del 2024. Ma questo, ragazzi, vedremo. Ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate, ma soprattutto, comprereste un gioco di Animal Crossing per il vostro smartphone? Beh, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!